virologi, degli specialisti in una crisi come quella che stiamo vivendo. Forse è per questo che Emiliano Fittipaldi, che è abituato a indagare sugli intoccabili, è intervenuto, diciamo così, a cercare di capire gli affari di Roberto, del professor Burioni, ecco, chiamiamolo così. Buonasera Emiliano. Ben trovato. Buonasera a tutti. Insomma, stiamo parlando di intoccabili sostanzialmente in questo periodo. Stiamo parlando di persone che sono diventate molto famose in un momento di pandemia così complicata, e di persone che poi ci hanno, secondo me, soprattutto alcuni, io stima, diciamo, professionale del professor Burioni, ci hanno cercato di dare buoni consigli su come affrontare il coronavirus, per ovvi motivi sono diventati famosi non solo in Italia ma in tutto il mondo. Poi è chiaro che noi facciamo giornalismo di inchiesta, e quindi anche, diciamo, i nuovi attori famosi che arrivano sulla scena, l'Espresso cerca di raccontarli in ogni sfaccettatura, anche quelle meno conosciute. In questo caso sono le consulenze che riesce legittimamente a guadagnare insieme a un suo socio in affari che si chiama Nicola Bedin, e che fa una serie di aziende molto importanti. Oh, però tu fai una sottolineatura, no? Consulenze che per le quali guadagna legittimamente. Allora mi verrebbe da chiederti, no, anche nei panni ovviamente di chi ci ascolta, perché indagare allora? Perché, diciamo, è interessante capire che il coronavirus è un dramma per molti anche dal punto di vista economico, e può essere invece fattore economico importante, insomma fonte di guadagno per altri. Ci sono biologi che guadagnano 1200 euro al mese, sono chini sui vetrini a cercare cure, e altri invece che, ripeto, legittimamente fanno, diciamo, delle operazioni vendendo consulenze alle aziende. In questo caso specifico la società si chiama, non di Burioni, di questo Nicola Bedin, si chiama LifeNet, e ha firmato per dare su come distanziare gli operai in fabbrica, protocolli da seguire, per centinaia di migliaia di euro, e quindi mi sembrava sicuramente una cosa interessante da raccontare. E allora a questo punto viene l'altra domanda: perché il professor Burioni ha cercato di ridimensionare il suo ruolo in questa vicenda, visto che tanto è tutto legittimo, tranquillamente o rispondere alle domande, invece ha mantenuto la privacy per quanto riguarda i suoi guadagni, e comunque dire sì, ok, va bene, sì, è una società, invece ha detto io sono solo un consulente, ho un ruolo marginale. Sì, in realtà la pubblicità che fanno, una pubblicità, ovviamente una brochure privata che mandano alle aziende e ai clienti interessanti, parla di un servizio di consulenza realizzato insieme da LifeNet e dal professor Burioni. Poi il professor Burioni ci ha detto che lui non sa quanto LifeNet prende dalle aziende, lo so io invece, perché Tim per esempio dà 200.000 euro per questo contratto, un massimale con SNAM fino a 150.000 euro, simili cifre simili per la Marelli o per Gucci, che non ci ha voluto dire l'entità. La Ferrari invece ha lavorato gratuitamente, ma ha dato per LifeNet, ma ha dato 33.000 euro direttamente a Burioni. Quindi non so perché, diciamo, in realtà ha detto che lui è un consulente diretto, non sa i servizi commerciali fino a quanto ammontano, non mi ha voluto dire qual è il suo contratto con LifeNet, ma semplicemente che dice che sono questioni del tutto riservate. Può essere forse seccante, perché per esempio Galli, che è intervistato, che anche lui fa consulenze di questo tipo, è il famoso immunologo del Sacco. Professor Galli del Sacco. Esatto, mi ha detto che per esempio dalla Pirelli c'è stata una richiesta, non ha chiesto 200.000 euro per fare un servizio molto simile, ma ha chiesto 20.000 euro, e lui diciamo chiede il permesso, essendo un dipendente, un professore a tempo pieno di un'università pubblica, che fine anno questi soldi quasi tutti all'università, e che poi li utilizzerà per la ricerca. Forse, ripeto, sono tutte consulenze. Quindi nel massimo della trasparenza, questa è la risposta che poi ha fornito documentando. Sì, anche perché Galli dice, almeno così dice lui, arriveranno degli spiccioli. No, a me è molto colpito, diciamo, l'entità di queste consulenze a LifeNet. Parliamo, insomma, di molti soldi. Per carità, sono aziende molto grandi, sono forse collegate anche al numero di dipendenti che hanno, però c'è un nuovo business, questo dei consigli della sicurezza, che se da un lato ci sono aziende, insomma, che boccheggiano, altre invece riescono a fare fatturati importanti. Insomma, c'è chi non si lascia sfuggire una buona crisi, insomma, no? Questo è un
In questo... Esatto, ma ripeto, del tutto legittimamente, e quindi il fatto che lo faccia legittimamente anche Buglioni sicuramente, insomma, è motivo di interesse giornalistico. Oh, questa è un'inchiesta, cioè... che farà rumore sicuramente, sì. Soprattutto, no, per... Ripetiamo ancora una volta, legittimamente, però tanto tu sai meglio di noi che da qualche settimana a questa parte il partito di coloro che ritiene che il coronavirus sia stato un po' montato ad arte, soprattutto nelle dimensioni, avvalora un po' la tesi che tu racconti, no, in questa inchiesta. Peraltro vorrei anche aggiungere... Non la tua, scusa, non la Emiliano, tua, no, io, sei fatto... io non condivido affatto i complottisti del coronavirus, anzi ne ho un disprezzo assoluto. Io credo che abbiamo avuto in questo paese finora 33.000 morti e centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo. Chi nega il coronavirus non soltanto, diciamo, ovviamente uno spostato mentale, ma è anche un pericolo per la società. Quindi viva i medici che ci hanno dato consigli, e viva i biologi, gli immunologi e soprattutto, diciamo, il personale sanitario che ha combattuto nelle corsie. Certamente, però, diciamo, fatta un po' apposta questa domanda, no? Perché sì, non c'è dubbio che Buglioni e altri come noi non siano simpatici a tutti, invece ne ho totale simpatia, ma da un punto di vista ovviamente giornalistico, vedere che diciamo anche personaggi pubblici entrano in rapporti, diciamo, economici con società che poi incassano centinaia di migliaia di euro per fare, diciamo, consulenze sul coronavirus, è sicuramente interessante ed è il mio dovere raccontare tutti, no? Ecco, vorrei aggiungere però che all'inizio della pandemia il professor Buglioni è intervenuto da noi quando è uscito il libro, no, su cui fu accusato, insomma, a sproposito, insomma, no, di voler sfruttare la situazione, ha sottolineato più volte che appunto da quel libro non traeva alcun guadagno, no? Quindi ci teneva moltissimo a sottolineare, diciamo, il fatto che non ci fossero interessi collegati al suo ruolo. Evidentemente poi, ecco, è cambiato qualcosa. Forse ha cambiato idea. Ha cambiato idea. Forse è il motivo per cui sa benissimo quanto è delicato il tema dell'opportunità, anche di cifre legittime, anche importanti, in un momento, diciamo, così drammatico. Ed è forse il motivo per cui ha preferito mantenere le cifre riservate, anche se poi almeno una ne ho scoperta, che riguarda la consulenza del cavallino da 33.000 euro, un lavoro che lui mi ha detto ha lavorato moltissimo. Però insomma, ripeto, facendo un rapido conto di quello che ha guadagnato LifeNet di Bedin, che è un ex amministratore delegato del San Raffaele, l'università privata dove lavora Buglioni, insomma, stiamo parlando di cifre che potrebbero avvicinarsi al milione di euro soltanto nell'ultimo mese come contratti firmati. L'altra cosa particolare di Bedin è che ha firmato attraverso la LifeNet una consulenza con Snam, che è un'azienda pubblica, da 150.000 euro poche settimane fa, e pochi giorni fa è stato nominato presidente designato di Snam, che è una cosa, diciamo, che all'interno dell'azienda qualcuno potrebbe insomma gridare al conflitto di interesse. Però, insomma, ripeto, tutte cose legittime, ma su cui secondo me è giusto che i giornalisti d'inchiesta accendano un faro. Ecco, professor Buglioni, hai fatto il nome prima del professor Galli del Sacco. Si indagherà anche su altri virologi, epidemiologi, insomma, nomi importanti. Ma noi, che guardi, abbiamo non visto abbiamo, noi no, sì, all'espresso, diciamo, non ci mancano, diciamo, mai polemiche di ogni tipo. Abbiamo fatto un'inchiesta sul professor Tarro, sì, che ci ha querelato, che poi era esattamente l'antagonista di Buglioni. Adesso ne facciamo un'altra su Buglioni e sui suoi guadagni. Quindi, insomma, secondo me il buon giornalismo non deve... Insomma, se ha una notizia la deve pubblicare nell'interesse esclusivo dei lettori, poi si fanno ovviamente l'idea che si vogliono fare. Non troverete un aggettivo all'interno del mio articolo, perché non siamo noi che dobbiamo fare la morale a nessuno, semplicemente raccontiamo dei fatti che riteniamo interessanti. Grazie Emiliano Fittipaldi, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buon ciao. Pomeriggio. Oh, una milionata nel giro dell'ultimo mese, non malissimo tutto sommato, insomma, no? C'è chi soffre, chi invece ne trae un vantaggio legittimo, è più volte sottolineato, legittimamente, però insomma meglio di niente, meglio che un calcio in faccia, un milione, insomma, no?